Ciao Divette, ciao Divetti, questo vlog comincia un po' tardi e sono le 5 e mezza e sto andando dal cameraman. Io tra l'altro, vabbè, no, dove vado? Mi devo mettere il profumo. Io tra l'altro, tipo 2 ore fa, gli ho detto arrivo tra mezz'ora. E lui non ha la minima idea, questo è l'ipnosi di Lancôme, troppo buono, la minima idea che io stia facendo il vlog. Lui sarà lì che pensa, ah, una serata tranquilla senza quella videocamera di merda, e invece arrivo con la videocamera. Comunque notare il top della sciatteria, l'è infradito con le calze trasparenti. No, vabbè, le ho messe, cioè è solo momentanea la cosa, perché no, ma io la poso un attimo, scusate, poso un attimo la videocamera, se no non riesco a vestire. No, dico, la cosa è temporanea perché mi devo mettere le scarpe, quindi devo mettere le calze sotto, se no non è che sto in casa con il calzino. Se notate cose strane per terra, questo è il mio divano cadavere gonfiabile che, siccome non sono riuscita a riparare, l'ho ricomprato. Sto aspettando. Mi arrivi quello nuovo. E io adesso, oddio, non riesco a fare niente con la videocamera. Allora, il cameraman, come sapete, non vuole farsi vedere, però ha detto: ah, ma fai il tour di casa mia. Va Non ho detto bene. se vuoi fallo, non è che Facciamo il devi tour di casa del cameraman. Allora. farlo. Tutte cazzate che sono così. Allora, questa è la porta d'ingresso, poi qua si va in camera da letto direttamente e vi faccio vedere il copriletto del cameraman che ha no, non è un copriletto, una coperta con la faccia del leopardo. Poi qua c'è un'altra tigre, questa è a tappeto, cioè sta cosa è troppo figa. E lì le ciabatte con scritto 69. Poi qua ci sono varie cose tigrate. Qui c'è il PC. Poi niente, questa è la camera, appunto. Andiamo avanti. Qua c'è il corridoietto. C'è un hula hoop che non è capace di usare. Qui dritto, poi qua ci sono tutti i suoi libri fantasy, manuali di giochi di ruolo, perché lui è un nerd. Guarda che non è un insulto, è un dato di fatto. Vabbè, non mi piace lo stesso l'idea. Gnagnagna. Poi questo è il bagno. Bagno normale, da maschio, insomma. Poi qui c'è lui con le ciabatte arancioni. E questa è la sala, facciamo vedere il frigo. No, il frigo è figo perché ha gli occhi. Il frigo è figo. Il frigo è figo, ha gli occhi di Il Diabolik. famoso frigorifero. Il frigorifero. Tra l'altro sta tagliando salame e faccia l'aperitivo adesso. E niente, qua c'è il divano, qua c'è la TV e qua c'è il terrazzino. Ecco, vedete qui dove stende la roba. Penso che sia quella parte lì sia uguale in tutte le case comunque. E niente, lui però non vuole farsi vedere, però vi ha fatto vedere la casa, quindi è già un passettino Mi fagli avanti. vedere quando ero piccolo. E dai, dove? Dov'è che... Dice che vi può far vedere quando era piccolo. In questa foto il cameraman era piccolo con la sua mamma. Eccolo qua. Questo è il cameraman. Questo è il cameraman misterioso da 3 anni, a 3 anni, ok. L'outfit di oggi è molto tranquillo perché ho la felpa di pizzo che non è niente di che è Cioè, adesso spieghi che cos'è una felpa di pizza, comunque. questa. Qua. Ok, dov'è il cappuccio? Ho messo sta maglietta
Che quella che ho preso da Telly Whale l'altra volta, che è nera semplice, però sta bene addosso. E fai dei leggings, quelli effetto lucido, e le scarpe. Sono tranquillissima oggi. Fai pandan col mio frigo. Sono tranquillissima oggi, però. E poi ho legato i capelli perché erano sporchi, non avevo voglia di lavarli. Sporchi nel senso da due giorni, non li lavavo, però insomma... Quindi ho fatto la coda e ho fatto un po' di cotonatura. Scusa, vi faccio vedere il cameraman se gli tocco il culo. Pianta! Che sta cercando il gorilla. Adesso tu fai vedere sto coso, gli fai indovinare cos'è. Cos'è questo coso? Un trifallo. Stiamo facendo aperitivo. Io sto bevendo vodka e succo d'arancia. Non so se si nota. È la tipica colazione delle casalinghe americane depresse. Che sta dicendo? Lui è Willy il coyote. Mame! 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 Prima stavano dicendo che le moraliste dicono, cioè sono rimaste scandalizzate dal fatto che io non sono zoccola. Loro pensavano che nel mio live, cioè loro pensavano che io fossi zoccola, poi nel live hanno dedotto, dopo il live sul sesso hanno dedotto che io non lo sono. Lo penso anch'io. Che non sono zoccola. Ma che lo sei? E quindi sono rimasta scandalizzata. Io dico, non è che solo perché una fa video fetish deve essere zoccola, anche perché se io fossi zoccola tra in simpatia. Col cavolo, noi maiale siamo molto meglio di voi zoccola. Ah sì! Appunto. E quindi volevamo dire che non è che se una fa video fetish deve... Perché se io fossi veramente... Cioè se io fossi porca, farei la pornostar. Non solo i video fetish. Volevo farvi vedere il mio registro nuovo di Tezenis. Troppo bello, con le borchie. Siamo poi le potenze occidentali capiranno che solo noi possiamo bloccare i bolscevichi. Siamo l'ultimo baluardo contro le onde asiatiche. Allora, stiamo vedendo questo film di Hitler, no? Che a me fa ridere perché ci hanno fatto un sacco di parodie di sta scena che lui beve. E mo si incazza. Ci hanno fatto un sacco di parodie. Ma proprio questa scena qua? Sì, mi pare sia questa la scena. Sì, sia questa la scena. Ci sono un sacco di parodie su YouTube. Quello... Ma quando si incazza, più incazza, non è che... È arrivato. Mindfuller? Comunque, noi dovevamo uscire, ma poi non siamo più usciti perché era meglio non guidare dopo l'aperitivo. Facciamo vedere cosa cucina il cameraman stasera. Allora, è il cibo di stasera, quindi noi adesso ceniamo. Ma poco prima di morire. Sì, infatti, prima si sono sposati. Noi stiamo ancora finendo di vedere il film. E comunque niente, alla fine stasera non abbiamo fatto niente. Cioè io sono venuta qua, pensavamo di uscire e poi alla fine non siamo usciti. Quindi serata così, davanti alla TV. Però vlog chiuso in casa. Cioè, guardate lo smalto, che figo, quello della Kiko. Questo qua è quello super blu della Kiko, il quick dry blu, bellissimo. Ma qua è già un po'. Poi adesso ho addosso una maglia del cameraman perché avevo freddo e niente. Ho comprato il I Love Extreme, non so che dite. Beh, comunque, considerando che io ho le ciglia di merda, è notte, sto tornando a casa mia. Tornando a casa mia, da casa del cameraman, a casa mia che c'ho un chilometro. E ovviamente vado in macchina. Sto morendo di freddo, fa un freddo bestiale.
per i miei standard. Comunque niente, alla fine non siamo riusciti a vedere tutto il film di Hitler perché non finiva più e il cameraman domani si alza alle 5 per andare a nanna, quindi adesso è tardi, quindi me ne torno a casa, faccio la mia macchinina. Sto veramente gelando, cioè freddo. Infatti adesso accendo il riscaldamento a palla, però mi sa che Sonali, numero di conto, giorno in... Andiamo alla radio. Mi ricordo se ve l'ho detto, però oggi è domenica. Eccoci, adesso niente, sto andando a casa. Sono qui. È proprio... Io sono proprio vicina al cameraman, anche se fino a 3 mesi fa vivevamo più lontani perché lui viveva, insomma, a 10 chilometri, una cosa così, quindi non lontani, però un pochino più lontani, mentre invece adesso si è trasferito più vicino, quindi è più vicino, meglio. Comunque, niente, io sto andando a casetta. Bene, sono a casa mia, cioè sto andando a casa mia. Ho parcheggiato fuori perché domani devo andare dal dentista, quindi devo prendere la macchina, allora non ho parcheggiato in garage. Qua c'è un po' più di luce. E niente, adesso vado a casa al caldo, ho un freddo. Io a casa mia ho già il riscaldamento, ma da fine agosto che è acceso il riscaldamento da me perché fa freddo. Comunque. Fa schifo. E niente, sono arrivata a casa finalmente. Ho freddo anche qui, sto morendo di freddo, madonna. Che palle, io rivoglio l'estate. Ma guardate come sono conciata. Care divette, adesso mi vedrete diventare cessa perché mi strucco, qui vedrete la trasformazione da truccata a struccata. Occhiaie, ragazzi, cioè, guardate che occhiaie. Ma che è sta storia, oh? Ma che, no. No, mi fa ridere che dallo specchio non si vedono, e mentre in videocamera sembra che ho delle occhiaie proprio da zio Fester. Ma guardate qui, che roba, cioè veramente una roba allucinante. Comunque niente, io vi mando un bacio da cessa struccata. Cacchio sono, eccomi qui, vi mando un bacio da cessa struccata. E niente, il vlog è finito, ci vediamo al prossimo video.